Premetto subito che questo video non doveva uscire. E non doveva uscire perché non credevo che si ripotesse accendere la miccia della discussione su un argomento così tanto sviscerato sotto ogni punto di vista. Quest'oggi, infatti, torniamo a parlare di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e di tutte le critiche che si sono riversate su questi titoli. Prima però vi voglio spiegare la genesi di questo video in maniera tale da trarne degli spunti di riflessione quantomeno interessanti. Il 30 aprile sul canale di ReadyPixel è uscito un video che dopo mesi ha aperto una porta a mio avviso già ampiamente sfondata. Trovate ovviamente in descrizione qui sotto il rimando al video in questione in maniera tale che anche voi possiate confrontarvi con le fonti che mi hanno portato a dire quello che dirò quest'oggi. Il video è una sorta di recap, non completo a detta dell'autore stesso, di tutti i punti di debolezza presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ed è, come ho scritto anche in un commento sotto questo specifico video, in larghissima parte condivisibile. E guarda caso non è il contenuto in sé del video che voglio trattare quest'oggi. Ad inizio video, ReadyPixel fa un appello molto importante, che è un appello alla razionalità. Ed è però tuttavia un appello fatto con un tono provocatorio e polemico verso una determinata categoria di persone. Dopo aver sostenuto che il video è rivolto anche a canali Pokémon che trattano solo Pokémon, ReadyPixel si chiede come sia possibile, e qui cito testualmente ciò che è stato detto nel video, sostenere questi prodotti come persone umane, sincere e razionali. Ora io, come saprete, studio filosofia e diciamo che all'ambito della razionalità non solo ci sono abbastanza avvezzo, ma ci sono anche particolarmente affezionato. E dunque ci tengo a dire due cose dal valore generale. Intanto, giusto per fugare ogni dubbio fin dall'inizio, non ho la presunzione di credere che ReadyPixel si riferisse a me. Sia perché la mia realtà è poco conosciuta di fatto, e dunque dubito che lui mi conosca, sia perché onestamente mi sento la coscienza pulita rispetto alle accuse da lui fatte. Il mio canale, nei fatti, è pieno zeppo di video profondamente critici con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, anche alla loro radice. E se questo video non si intitola "Rispondo a ReadyPixel", il che mi avrebbe probabilmente portato molta più visibilità di quella che questo video alla fine avrà, è perché di fatto non mi sento preso in causa. Quello che sto per dire, allora, non deve essere interpretato tanto come le parole di un content creator che risponde a un altro content creator, ma è l'opinione di una persona che, al di là della sua attività su YouTube, segue abbastanza assiduamente quella che è la community Pokémon, che si rivolge ad un pubblico di età compresa fra i 18 e i 25 anni, che è verosimilmente anche l'utenza alla quale fa riferimento ReadyPixel. Ora, a me è parso in questo specifico ambito, e parlo di Pokémon Millennium, di Gravier, di Freak, di Frozen, e mi fermo anche qui, che la stragrande maggioranza delle critiche poste sul piatto della bilancia anche da ReadyPixel siano state generalmente elaborate e accettate. E d'altro canto, qualora la critica di ReadyPixel fosse stata rivolta verso quei creators che si rivolgono più ad un pubblico di bambini e che generano per questi ultimi intrattenimento, la cosa mi sembrerebbe davvero veleitaria, dato che è nella natura esplicitata di questi content creators il fatto di non fornire critica ma intrattenimento. E qui torniamo ad inizio video, al motivo cioè per il quale quest'oggi vi parlerò di quelli che secondo me sono i pregi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Non vorrei sbagliarmi, ma ho come la sensazione che nel video ReadyPixel usi la parola razionalità per poi utilizzarla solo in parte. Quello che voglio dire è che se alcuni canali YouTube hanno individuato nel gioco dei pregi, una critica razionale di quest'ultimi vorrebbe più un attacco alle loro posizioni piuttosto che un consolidamento delle proprie. E non mi risulta che qualcuno all'interno della community Pokémon più matura abbia difeso a spada tratta le animazioni, la grafica o la difficoltà del gioco. Nel video in questione il personaggio di Hope viene bollato come un inutile gioioso imbecille, senza che in questo giudizio si rifletta una critica di tutte quelle posizioni che ha assunto la community Pokémon, per le quali il risultato è stato che Hope sia un ottimo personaggio. Insomma, credo che il suo video, quello di ReadyPixel, non abbia proprio centrato l'obiettivo che si proponeva di avere. Ciò che sto per dire è di valore generale, va oltre il caso singolo che stiamo trattando. Quando ci rivolgiamo all'altro in maniera critica, dobbiamo prima capirne le posizioni per poi attaccarle razionalmente. Se ciò non viene fatto, il risultato è quello di ritirarsi a riccio all'interno di una trincea che nessuno vuole conquistare, finendo inevitabilmente per agire irrazionalmente. Eppure, al di là di questa riflessione che ci tenevo a fare, il video mi ha comunque portato a riflettere. Già, perché se i pregi che io mi lanto di questi titoli non sono quelli criticati da ReadyPixel, allora quali sono? Questa era la genesi di questo video, spero di non avervi annoiato troppo. Ora, la mia posizione è molto particolare. I ragazzi che mi conoscono meglio lo sanno, ma nel tempo io sono passato da essere l'estremo difensore di giochi osceni all'ipercritico a cui non va bene assolutamente nulla. Insomma, sono sempre stato posizionato a discrezione di chi decideva la mia posizione su un estremo oppure sull'altro. Una piccola lezione per tutti voi: quando questo avviene è perché avete un pensiero critico delle cose, che sa sintetizzare gli estremi e tradurli
in un'opinione non solo moderata, ma anche razionale. Un pensiero critico che chi fa fatica a trovare il proprio purtroppo non può cogliere. E allora vi collocherà sempre negli estremismi, dove la ragione lascia lo spazio al sentimento. Diciamo pure che se vi trovate in situazioni simili, molto probabilmente è perché avete già una mente da filosofi. Detto questo, siete qui per i pregi e i pregi avrete. Se volete portarmi a cambiare idea, se volete farmi credere davvero che Pokémon Spada e Pokémon Scudo siano completamente da buttare, in questo video avete il terreno per farlo. Per parlare di tutti gli altri difetti, c'è una sfilza di video nelle schede che vi aspetta. Buona, cominciamo. Parto da un elemento già citato precedentemente, i personaggi principali. Nella storia del videogioco Pokémon, i personaggi principali, e con personaggi principali si intendono i rivali e tutti quegli NPC che fanno parte integrante della trama, sono in larghissima misura personaggi stereotipati o alla peggio addirittura delle macchiette. Blue, un rivale che viene osannato da ogni dove, vive del cliché perenne del bulletto arrogante. Non ha una storia, non ha una motivazione, non ha un senso di esistere e non è nemmeno tecnicamente così forte. Blue non è un personaggio con il quale puoi condividere l'avventura, perché non ha alcuna evoluzione all'interno della trama, che di fatto nei giochi in cui Blue è rivale non c'è. Discorso simile, con le dovute differenze, per Vera, Barry e tutta quella marmaglia di sesta generazione. Personaggi degni di plauso, invece, sono Comor, Bell, Silver, N, volendo anche Iridio, tutti con obiettivi vere, evoluzioni vere, vite vere. E di questo gruppo fanno parte anche Hop, Mary, Beat e Sonia. Tutti hanno un senso rispetto a quello che fanno, ci parlano dei loro ostacoli e soprattutto hanno risvolti di trama interessanti e originali. E mi sono soffermato sui rivali e sul particolarissimo personaggio di Sonia, ma anche un Ginepro è perfettamente contestualizzato nella regione. Dandel idem, e Rose è sicuramente un cattivo molto più motivato di un Giovanni. E in Pokémon Spada e Pokémon Scudo tutte le lore dei personaggi si intrecciano in maniera, a mio avviso, davvero soddisfacente. Mary sostituisce il fratello svogliato alla guida di Spikeville. Hop diventa assistente della professoressa Sonia, che intanto ha preso il posto di Flora. Beat dimostra la sua necessità di essere dipendente da una figura più grande di lui, passando da Rose a Poppy, convinto in questo modo di essersi reso indipendente. Dandel si reinventa boss della Torre Lotta dopo aver perso il titolo di campione anziché rimanere fisso lì. E Ginepro nel postgame uscirà da Spikeville e aiuterà l'intera regione. Blue, uno studio del personaggio e un'evoluzione del genere, se la sogna. Poi, legata alla lore dei personaggi, vi è la lore della regione stessa. Il gioco ci presenta più versioni dei miti antichi, studiati da più persone, con esiti diversi, opinioni errate e riferimenti più o meno celati. Vi faccio notare questi due, ad esempio. Nel Baduin, quando per la prima volta sentiamo parlare della Notte Oscura, sotto la statua del mai esistito eroe di Galar, vi è un simbolo che è quello della Notte Oscura stessa. Un dettaglio che però scopriremo solo sul quinto arazzo e successivamente nel Bosco Assopito. E a proposito di arazzi, sul quarto arazzo di Knuckleburg in piccolo sono già presenti i due lupi leggendari Zacian e Zamazenta associati ai sovrani. Una cosa che però nei fatti verrà scoperta anche dagli altri personaggi a Latermore, quando Beat distruggerà il murale. E a proposito di Notte Oscura, Eternatus è in grado di raggiungere una forma pregna di energia infinita, e lo dico chiaramente. Questa non è una teoria, è evidente, tanto che Eternamax non è neanche ottenibile. La regione è immersa dell'energia Dynamax e il motivo lo si scoprirà solo risolvendo quell'intreccio che si sviluppa per l'intera durata della campagna principale. Certo, mancano gli eventi, ma lo abbiamo già detto in altri video. È un difetto evidente, palese, il gioco è povero di gameplay. Ma che la trama sia scritta bene è oggettivo tanto quanto il fatto che poi non sia stata tradotta nel pratico. Vogliamo forse parlare della lore e della trama di Pokémon Rosso e Blu? Vogliamo parlare dello sviluppo che ha la lore pur sempre bella di seconda generazione con quella di Pokémon Spada e Pokémon Scudo? O confrontare lo studio che c'è dietro la storia di Zacian e Zamazenta con quella di Kyogre e Groudon in terza generazione? Se c'è una cosa in cui Pokémon, pur con i suoi svarioni, è migliorato nel tempo, quella è proprio la lore. E lo dimostra il fatto che il remake di Pokémon Rubino e Zaffiro, da questo punto di vista, sia molto più interessante dei suoi predecessori. E ancora in connessione con una lore molto ispirata e innovativa, la regione di Galar e i suoi Pokémon hanno un grande valore artistico. Sono pochissime le creature lasciate al caso. E ancor meno sono le banali riproduzioni di animali
già esistenti e caricaturali, di cui peraltro le altre generazioni, soprattutto le prime, sono stracolme. Insomma, è inutile avere 150 nuovi Pokémon con all'interno dei filler dichiarati. I mostriciattoli sono ben pensati, originalissimi nel design, per la gran maggioranza anche gradevoli di aspetto, e soprattutto, il che è il punto che davvero mi interessa, concettualmente densissimi, molto più delle altre generazioni. Analogamente, Galar è una regione ben strutturata per quanto piccola. Nessun luogo, se non forse i primissimi, è buttato lì giusto per metterci qualcosa. A Galar abbiamo una varietà sorprendente di architetture, di ambientazioni, di musiche, di stili. Varietà, attenzione, non quantità. La regione, se non si fosse ancora capito, è piccola, e lo so. L'esplorazione è ridotta all'osso se non per pochissime eccezioni, peraltro nemmeno eccellenti. Ma tutto ciò non può cancellare i pregi di una regione, al massimo ridimensionarli. Ci sarebbe poi da discutere riguardo il comparto competitivo, ma credo ci sia davvero poco da dire. La Dynamax fornisce una varietà di gestione di un combattimento che prima non si aveva. Sono state introdotte una montagna di facilities che rendono il competitivo più accessibile. E tra queste facilities ci metto anche i raid, che con tutti i difetti che li circondano, con un online poco sviluppato e con degli NPC che in single player fanno pena, riescono comunque a dare longevità al gioco. E penso banalmente all'evento di Mewtwo di qualche mese fa, che era davvero una boss fight degna di nota. E infine, in connessione con ciò che dicevo prima, con la Dynamax che rende i combattimenti molto più spettacolari, le battaglie, dopo l'esperienza di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, sono finalmente avvincenti proprio grazie a quella grafica che critichiamo. E certo, il fatto che all'interno degli stadi la grafica sia abbastanza buona non solo non cancella le oscenità delle terre selvagge, ma le mette semmai ancora più in risalto. Ma come detto in precedenza, un forte difetto non può farci dimenticare un pregio che ha dei riflessi anche su altre funzionalità del gioco. E volenti o nolenti, il competitivo fa parte del gioco e condiziona il voto che a questo gioco si dà. Detto questo, è arrivato il momento di quello che credo sia il pregio più grande di questo gioco. Un pregio che forse, e la risposta la troverò probabilmente qui sotto nei commenti, è molto soggettivo, perché fa riferimento a quella che è stata la mia personalissima esperienza. E nonostante questo, ci tengo a parlarvene comunque. Tenetevi forte, perché a mio avviso il più grande pregio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono le Wild Areas, con tutti i difetti che esse hanno, con le texture oscene, con l'assenza di esplorazione, con i Pokémon il cui raggio d'azione è limitato, con i cali di frame quando appaiono gli NPC degli altri allenatori, peraltro controproducenti dato che di fatto non servono a nulla. Considerato tutto questo, io, grazie alle terre selvagge, grazie all'open world in generale, ho vissuto per la prima volta un'esperienza Pokémon libera. Le terre selvagge sono piene di Pokémon selvatici fortissimi che nel corso della campagna principale mi sono divertito ad affrontare per un puro desiderio di una sfida hardcore. I Raid Dynamax mi hanno permesso di vivere vere e proprie boss fight ancora prima di giungere alla prima città. E le caramelle ottenute da queste boss fight mi hanno permesso di centellinare il leveling dei Pokémon. Così che durante la mia avventura, che è tutta documentata sul canale in una playlist apposita, sono giunto a utilizzare 20-25 Pokémon, tutti a portata di due click grazie a un'altra geniale introduzione, già presente a dire il vero in Let's Go, del box portatile. Le animazioni nell'overworld dei Pokémon sono imperfette, è vero, ma la sensazione di essere caricato da un Bisharp, di incappare in una trapola di uno Stunfisk, il dover avvicinarmi lentamente a Elgiam perché altrimenti quest'ultimo si teletrasporta, hanno reso la mia esperienza Pokémon viva. Mi sono sentito lì dentro, mi sono sentito in sincronia con il mio personaggio. Ho completato la campagna principale in 60 ore perché la metà di quelle le ho passate nelle terre selvagge, facendo raid, affrontando Pokémon di 10-20 livelli superiori ai miei, ingegnandomi per affrontarli con Pokémon super efficaci. Ho raccolto strumenti nascosti, ho catturato Pokémon. Le terre selvagge e tutte le semplificazioni che queste ultime hanno introdotto di conseguenza hanno reso la mia esperienza nella campagna principale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo la migliore per distacco. E lo ripeto, con tutti i difetti che queste ultime hanno, primo tra tutti forse il fatto che una volta terminata la campagna principale la magia si spegne e le terre selvagge diventano una miniera per Pokémon competitivi e caramelle. Una cosa che ho trovato così tanto spiacevole da fare un video a riguardo, all'interno del quale, dopo aver proposto un finale alternativo per Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ho fatto anche in modo di immaginare come le Wild Areas potessero essere interessanti anche in post-game. Ma tutto questo non cancella l'esperienza che ho vissuto. Così come l'aver constatato che la trama, conti fatti, sia povera di gameplay, non cancella il fatto che la stessa, nel mentre che la giocavo, mi abbia trasmesso grandi emozioni. Penso al momento in cui Beat abbatte il murale di Latermore, alla triste storia di Ginepro di Spikeville, alla battaglia con Rose, al primo incontro con Zacian e Zamazenta,
Zenta, l'evoluzione di Hop sul finale. Pokémon Spada e Scudo, tra tutti i loro difetti lancinanti, mi hanno trasmesso delle emozioni. E per quanto la cosa sia profondamente soggettiva, è innegabile. Non solo perché solo io posso negare delle emozioni che sono mie, ma anche perché, parlando con altre persone che hanno giocato il gioco, ho riscontrato le stesse identiche sensazioni. La felicità di giocare il gioco e purtroppo l'amarezza di vederlo finire senza che effettivamente ci abbia convinto. E allora, tornando all'incipit del video, è così che da persona umana, sincera e razionale, riesco ad apprezzare questi titoli. Umana perché è densa di emozioni, sincera perché questa è la mia volontà, quella di essere sincero, e razionale perché sto mettendo sul piatto della bilancia delle motivazioni argomentate e che presuppongono una conoscenza, quantomeno del videogioco. Emozioni, volontà e conoscenza. Anche quest'oggi non è un caso che si parli di loro. E allora ribadisco quello che dissi in altri video. Pokémon Spada e Scudo non sono spazzatura, ma un punto da cui ripartire, mantenendone i pregi e allo stesso tempo, cosa che è fondamentale, considerarne le lampanti criticità. E se volete sostenere il contrario, beh, in questo video avete tante affermazioni da smontare prima di convincermi. E per farvi capire quanto accanto alla critica sia fondamentale riconoscere i pregi di un lavoro, vi invito a pensare alla quinta generazione. Una generazione accolta malissimo dalla community, una generazione che aveva tantissimi punti di forza che non sono mai stati riconosciuti all'inizio e un livello del genere nei giochi Pokémon non abbiamo più raggiunto. E quindi diciamo sì alle critiche, però razionali. Detto questo, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.